Cari amici e pellegrini del Cammino dei Tre Sentieri, oggi ci intratteniamo su un interrogativo. L'interrogativo è questo: ma siamo davvero sicuri che Gesù rimprovera Tommaso, l'apostolo Tommaso, perché questo apostolo vuole vedere? Domani si leggerà proprio il Vangelo riguardante l'episodio di Tommaso, che era incredulo e che volle constatare la resurrezione di Cristo ponendo proprio la sua mano nella piaga del Signore. Allora, per rispondere a questo interrogativo, io voglio condividere con voi un capitolo di un mio testo pubblicato qualche anno fa, avente il titolo «Qual è la vera fede cattolica?». E il breve capitolo si intitola «La fede cattolica nell'oggettivo e nel verificabile», perché poi all'interno di questo capitolo si tratta anche, en passant direbbero i francesi, la questione attinente a questo episodio, cioè all'episodio dell'apparizione di Gesù risorto a Tommaso, all'apostolo Tommaso. L'articolo e il capitolo inizia in questo modo. Vittorio Messori, in un suo libro sulla resurrezione, racconta che in occasione della Pasqua del 1976 il quotidiano francese Le Monde pubblicò un'intervista a diversi esponenti della Chiesa francese. Veniva posta questa domanda: che ne sarebbe della vostra fede se il piccone dell'archeologo in qualche luogo dell'antica Palestina disotterrasse le ossa di Gesù di Nazaret? Molti semplici fedeli dettero una risposta del tutto logica, fra cui uno sconosciuto parroco di periferia, e disse: sarebbe la prova che la mia fede non è che un'illusione. D'altronde, se si fosse trovato il corpo di Gesù, è chiaro che a un certo punto cadrebbe tutto. Non così però, continua a raccontare Messori, non così alcuni preti intellettuali. Uno di loro, sacerdote e psicanalista, disse: la scoperta dello scheletro di Gesù rafforzerebbe la mia credenza perché distruggerebbe il mito della rianimazione di un cadavere. La presenza delle ossa del Nazareno mi rafforzerebbe nella fede che per essere tale deve essere del tutto indimostrabile. Un teologo poi protestante aggiunse: questo non mi impedirebbe di credere nella risurrezione, anzi un simile ritrovamento sbloccherebbe la fede obbligandola a non fidarsi più del visibile. Ebbene, io dico nel mio capitolo, sono esempi questi che ci fanno chiaramente capire quanto ci si è allontanati dal vero e cattolico concetto di fede. Si pensa, insomma, che questa, cioè la fede, possa prescindere totalmente dal dato oggettivo, dal dato razionale e sensibile, per divenire pura accettazione di uno straordinario che possa inserirsi perfino nella sfera dell'assurdo. Invece, la definizione cattolica di fede è ben precisa ed è questa: la fede come assenso dell'intelletto alle verità rivelate. Certamente in questa definizione si sottolinea il protagonismo della volontà, si parla infatti di assenso, ma nello stesso tempo si precisa che in questo assenso deve essere anche coinvolto l'intelletto, cioè coinvolta l'intelligenza. Teniamo infatti presente che laddove nella teologia cattolica l'intelletto non può dimostrare, sono i misteri della fede, esso, cioè l'intelletto, è comunque chiamato ad indagare gli elementi di credibilità che sono alla base di determinate verità rivelate. Ma non solo la definizione di fede, anche quella di miracolo ci pone in questa prospettiva. Oggi spesso sentiamo frasi di questo tipo: è la fede che fa i miracoli. Certamente, se si pensa ai miracoli ottenuti attraverso la fede e la preghiera, ciò è vero, ma questa frase, è la fede che fa i miracoli, viene detta solitamente per affermare tutt'altro, e cioè che non devono essere i miracoli a fondare la fede, ma viceversa. Ciò non solo è sbagliato, ma è anche anticattolico. Come conseguenza di una simile affermazione, vi è un voler giustificare
tanto di voler giustificare tanta pigrizia spirituale del tipo beato chi ha fede, io non ce l'ho e quindi non ci posso far nulla. Il Concilio Vaticano I dà una precisa definizione di miracolo. E che cosa dice il Concilio Vaticano I? Dice così: i miracoli sono segni certissimi, certissimi, della divina rivelazione adatte all'intelligenza di tutti. Dunque, dinanzi ai miracoli non c'è giustificazione che tenga, perché essi, come dice appunto il Concilio Vaticano I, si adattano all'intelligenza di tutti. Ed ecco perché il Vangelo di Marco, precisamente al capitolo 11, ci racconta: allora Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite. E disse: guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza ravvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene, io vi dico, Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. A proposito di miracoli, il grande scrittore Chesterton, convertitosi al cattolicesimo, diceva: chi crede ai miracoli è perché ha dei fatti a favore di essi. Chi non crede ai miracoli è perché ha delle teorie contro di essi. Cioè il miracolo si presenta con tale evidenza che si presenta appunto come fatto e dinanzi al fatto non ci si può tirare indietro, non si può negare. Per cui chi crede ai miracoli, dice giustamente Chesterton, è perché ha dei fatti, delle evidenze. Mentre chi non crede ai miracoli è perché ha delle teorie, per cui cioè, il miracolo io non lo posso riconoscere, malgrado sia evidente, perché non rientra, non è compatibile con la mia costruzione intellettuale che mi sono preparato e costruito aprioristicamente. Qualcuno però potrebbe obiettare: i miracoli non sono necessari, perché Gesù loda chi non ne ha bisogno. Infatti, e veniamo qui al nocciolo della questione, che dà un po' il titolo a questa breve sosta, c'è l'episodio che toccò all'Apostolo Tommaso. E il Vangelo che cosa ci dice al riguardo? Il Vangelo ci dice così, Vangelo di Giovanni, capitolo 20. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. E poi Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Questa è un po' la frase chiave, no? Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Ora si tratta però, attenzione, di un episodio che viene solitamente utilizzato per affermare che la vera fede sia quella che prescinda totalmente dai segni, cioè dal vedere e dal constatare. E invece le cose non stanno così. Attenzione, le cose non stanno assolutamente così. L'illustre biblista Ignace de la Poterie afferma infatti che la traduzione non è quella che solitamente ci viene presentata. Perché la traduzione dovrebbe suonare in questo modo, la traduzione corretta: beati coloro, non beati coloro che senza aver visto crederanno, ma deve essere così tradotta: beati coloro che senza aver visto, cioè senza aver visto me direttamente, hanno creduto. Voi dite, ma dove sta la differenza? La differenza, se ci fate caso, se ci riflettete, la differenza è enorme. Gesù, infatti, rimprovera Tommaso non perché voglia vedere, ma perché non si è fidato di coloro che già avevano visto. Quindi il problema non sta nel fatto di negativizzare il desiderio di constatare, e in questo caso il desiderio di vedere. Gesù rimprovera Tommaso perché non si è fidato di coloro i quali avevano visto e constatato la risurrezione di Cristo.
Gesù non rimprovera il verificare, che è insito nel credere, ma l'incapacità di Tommaso di affidarsi ai suoi amici, i quali tutti ormai affermavano che il Signore era risorto, e lo affermavano non perché si basassero su una fede nell'astratto, ma perché avevano visto. Insomma, è quello che Gesù oggi ci dice. Che cosa ci dice oggi Gesù? Devi credere nella mia resurrezione non perché essa è assurda e inverificabile, bensì perché essa è stata oggettiva e verificata da molti, e a questi molti ti devi affidare. Per cui non si tratta di una fede che debba fare a meno del vedere e del toccare, non si tratta di una fede che debba fare a meno della verifica razionale e in questo caso ragionevole. Assolutamente no. Tenete presente, cari amici, che l'affermazione del credo qui absurdum, cioè credo in quanto è assurdo, è un'affermazione che è assolutamente incompatibile con la verità cattolica, è totalmente alternativa alla verità cattolica. Allora noi oggi ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trova Tommaso. Certo, noi non possiamo direttamente constatare, ma la nostra fede deve fondarsi su coloro i quali, affidandoci a coloro i quali non hanno creduto nell'astratto, ma hanno verificato, hanno toccato e hanno visto. Terminiamo qui, buona domenica in albis e ci risentiremo alla prossima sosta.